Buongiorno, sono a presentare questa campagna educativa Fumo Responsabile che parte con un questionario per scoprire che tipo di fumatore sei. L'intenzione è di somministrare il questionario liberamente a chi desidera farlo tra personale di enti pubblici, istituzioni private, con lo scopo di aiutare i fumatori a capire meglio se conviene loro continuare a fumare oppure se è il caso di finalmente chiudere con la dipendenza. Le domande sono queste: hai iniziato a fumare da minorenne? Sì, no. Il minorenne acchiappato dal fumo a quell'età rimane molto più facilmente abbarbicato al fumo, perché il fumo si è attaccato a delle motivazioni emotive, emozionali molto forti. Uno che ha iniziato a fumare da maggiorenne, da grande, diciamo, facilmente avrà scelto di fumare, molto più facilmente. Qualcuno ti ha spinto o convinto ad iniziare? Questo vuol dire, se qualcuno ti ha spinto o convinto ad iniziare, non hai scelto. Se non hai scelto, sei rimasto passivamente vittima di una dipendenza che poi ha fatto il suo decorso in automatico, essendosi innestata chimicamente nel tuo cervello, la nicotina. O hai scelto di farlo la prima volta di testa tua. In questo caso siamo di fronte, se la risposta è sì, ad un fumatore che ha scelto di fumare. Sei capace di scegliere di non fumare per più di 24 ore? Un fumatore responsabile è in grado di farlo, perché fuma non perché è dipendente, ma perché gli piace provare delle sensazioni. Scelte personali, a prescindere da quelle che sono le conseguenze dell'inalare un olio in particelle microscopiche che poi si dovrà, diciamo così, dovrà uscire da questo corpo dopo averci circolato a lungo. Altra domanda: prima di accendere una sigaretta, controlli se hai intorno minorenni che ti guardano? È ovvio, il fumatore responsabile si fa questa domanda prima di accendere una sigaretta. Dice: ma sono esposto alla vista di minorenni, quindi sono in grado di dare loro un input, di fare da testimonial a questo atteggiamento, a questo comportamento? Il fumatore responsabile non accende la sigaretta di fronte a minorenni. Fumi anche con minorenni che ti guardano? È la stessa canzone, ma con una risposta invertita, nel senso fumi sì, l'altro invece prima di accendere controlli se hai intorno minorenni. C'è un sì, ma è un sì messo dalla parte destra della linea che dividerà le risposte, perché il gioco di questo questionario è proprio il fatto di mettere le risposte non obbligatoriamente sì a sinistra e no a destra, è mettere un sì a sinistra o a destra a seconda del tipo della domanda. Per cui deve essere un questionario fatto con attenzione, non così tirato via con risposte spinte a caso pensando che il sì sia a sinistra e il no sia a destra. Altra domanda: hai spinto o invitato un minorenne a fumare? Il fumatore responsabile non si metterà mai a pensare di invitare o spingere un minorenne a fumare. Non sarebbe un fumatore moderno e responsabile. Fumi dentro casa con familiari non fumatori? Anche qui il fumatore responsabile non fuma in casa con familiari non fumatori, rispetta il loro diritto a non respirare il fumo.
Hai mai desiderato smettere? Generalmente il fumatore responsabile è quello che sa, è informato su quello che gli comporta fumare. Per cui, se anche ha scelto di iniziare a fumare, gli viene per forza di pensare che sia il caso anche di allontanarsi dal fumo. In casa getti la cicca spenta nel sacco della raccolta indifferenziata, il fumatore responsabile butta la cicca nella raccolta indifferenziata perché quella è la sua destinazione. All'aperto getti la cicca in terra alla fine della fumata, il fumatore responsabile non si sogna di buttare in terra la cicca per la strada, perché intanto è un atto di vandalio e sporca la strada di tutti, e poi offre ai minori uno spettacolo postumo, nel senso che quando va via i miei bambini trovano per la strada sta roba, dicono, questo è che è. All'aperto getti il pacchetto vuoto in terra, idem, il fumatore responsabile sa che è una spazzatura, gli deve buttarla nella spazzatura, non in terra. Domanda ulteriore: vorresti che i media trasmettessero una informazione continua e costante alla gente sul problema del tabagismo, che è la prima causa evitabile di malattie e morte nel mondo? Il fumatore responsabile dice sì, perché sa che vedendo altri fumatori irresponsabili o all'antica, sa che quella non è la scelta che deve fare una persona moderna, è responsabile e informata e consapevole. Quindi ha piacere che ci sia una informazione attualmente assente sui media sul tabagismo. Ultima domanda: hai la convinzione che per smettere di fumare uno deve per forza diventare utilizzatore di sigarette elettroniche di vario tipo, svapo, IQOS, eccetera, eccetera? Il fumatore responsabile dice: no, ma che me ne frega di passare a fare un fumo artificiale, elettronico, eccetera. Se io smetto, smetto, punto e basta, fine. Non ha senso andare a fare burattine e buffone con dei macchinari, con delle botti in mano, eccetera. Quindi lo stratagemma di questo questionario è quello, intanto, di mettere le risposte sì, no, non tutte da una parte ordinatamente, i sì a sinistra e no a destra. Sono le risposte sono messe sì o no intorno o ai lati di una linea verticale. Bene, questa linea verticale, dove ci sono i no e i sì messi in maniera, diciamo, differente a seconda della domanda, permette di aiutare in un certo senso il compilatore a chiedersi delle cose, a farsi delle domande. Alla fine del questionario ho messo due paragrafi. Uno dice: se le tue risposte sono alla destra della riga verticale, cioè quelle del fumatore responsabile, sei una persona consapevole e attiva, moderna, capace di domare la dipendenza quando vuoi e liberartene da te. Se invece le tue risposte sono alla sinistra della riga verticale, sei una persona disinformata, semplice e all'antica, con scarsa autostima, che si è lasciata omologare passivamente dalle pressioni pubblicitarie di multinazionali senza scrupoli e si è messa prona al loro servizio. Devi preoccuparti di ribellarti al più presto e riprendere in mano la tua libertà originale, cioè di persona nata senza fumare. Il secondo paragrafo dice: a proposito, lo sai che la nicotina, uno stupefacente che dà dipendenza, è la sola sostanza tra le altre migliaia del fumo
da cui ricavi gli effetti benefici che cerchi quando accendi la sigaretta. Quando uno dice: "Ah, ma io mi rilasso, mi riposo, mi distendo, mi sento meglio, mi sento tirare su, allora mi fa una fumata", eccetera, eccetera. Cerca soltanto di avere la sua dose di nicotina che gli dia questi effetti, perché è solo la nicotina, fra le altre migliaia di sostanze che ci sono nel fumo, che gli darà questa cosa che lui cerca dall'accendere la sigaretta. Allora, è ovvia e spontanea una riflessione: perché allora non fai come le api, che si riempiono soltanto di polline da portare all'alveare, ma non strappano e non trasportano fiori interi all'alveare? La nicotina puoi assumerla comodamente per bocca o anche sul cerotti, sulla pelle, o anche come gomma da masticare, senza dover inquinare l'aria che condividi con chi ti vive intorno. Pensaci. Praticamente viene da chiedersi: ma perché uno, per avere i benefici, fra virgolette, della nicotina, deve portarsi dietro, dentro anzi, tutta una zavorra di altre 6.999 sostanze che sono tossiche, cancerogene, eccetera, eccetera? La nicotina, sì, è una sostanza vivacente, però è anche vero che al massimo fa una vasocostrizione, cioè restringe un po' i vasi, fa arrivare meno ossigeno ai tessuti. Non è proprio, diciamo, acqua zuccherata, però non sarebbe, diciamo, non è quella che fa venire il tumore ai polmoni, poi, però, e agli altri organi, acuità, linfarti, eccetera, eccetera, se ovviamente uno rimane entro i limiti dei dosaggi sufficienti a provocare quel benessere, quel beneficio e via. Quindi si parte con questa idea, con questo questionario, con l'idea di prima o poi aprire un punto di ascolto per fumatori che sono, diciamo così, in bilico e vorrebbero smettere ma non riescono a smettere, e dove potersi incontrare per parlare, anzi ascoltare più che altro, centro di ascolto. E l'idea è quella di chiamarlo l'altra campana, perché a questo punto, in questo momento, l'unica campana è quella dell'industria del fumo, che la suona, che suona le trombe, anzi, suona le sue trombe e assorda gli orecchi dei giovani con tutte le immagini e quello che gli fa arrivare agli occhi, agli orecchi. E invece l'altra campana sarebbe e sarà un punto da cui si parlerà diversamente. Un po' come Firenze ha detto: "E noi suoneremo le nostre campane", indicando ai francesi che volevano occuparla e assediarla che Firenze avrebbe fatto suonare la Martinella, che era la campana in cima a Palazzo Vecchio, che era quella e veniva suonata ogni volta che c'era da raccogliere le persone a difendere la città. Difendiamo i nostri territori da questa invasione barbara. Ok?